Buongiorno a tutti e ben ritrovati e buon lunedì a tutti, a todos. E stavo dicendo, beh, oggi parleremo di sport, parliamo di Formula 1, di questa due giorni di Formula 1, come piace vedere a un appassionato di Formula 1. Però parto da altre notizie. Qui parlo di questa vergognosa guerra in Ucraina. È vero che Putin adesso, per la storia del grano, ha fatto accordi con l'Africa, è vero. Cosa credevamo? Che dasse di nuovo il grano a chi gli fa la guerra in casa? No, era palese che i suoi affari non li faceva con l'Europa. Poi c'è questa, che poi ancora di più, di questo attentato, di questo golpe fatto in uno stato africano, dove addirittura non so se ieri o una giornata di sabato sono andati all'ambasciata francese. E uno dice: ma perché sono andati contro l'ambasciata francese? Beh, un motivo c'è. Visto le ultime cose, le ultime notizie che sono arrivate, e qua parlo dell'attentato con droni fatte sul ponte in Crimea, non è che le hanno fatte gli ucraini. Qui sono reporter sia russi che, diciamo, tutto quel gruppo di reporter europei che dicono che questo, l'attentato al ponte Crimea, è stato compiuto dagli anglo-americani, da inglesi americani. Perché allora vanno contro la Francia? Perché la Francia sta dando tante di quelle risorse in Ucraina. E poi c'è anche da dire una cosa: la Francia, come dice il trattato europeo, gli stati europei non possono stampare soldi. Lì il primo passo chi l'ha fatto l'Inghilterra, dicendo: io ho una moneta forte, sai cosa faccio? Mi levo dall'Europa e sto a cavoli miei, faccio le tariffe, l'import e export, faccio quello che voglio. Se vuoi, queste sono le cose, vuoi venire a casa mia, mantieni quello che dico io e i prezzi li faccio io. Almeno ha preso la decisione, diciamo, e si è tolta dall'Europa. La Francia non potrebbe stampare soldi, ma la Francia ha ancora stati sotto di sé, ha ancora i vecchi stati dove la Francia stampa soldi. Adesso in questo momento mi ricordo il nome della moneta, ma la Francia stampa soldi ancora alle sue colonie. Ma allora, per quello dico, ma che comunità europea è se ognuno di noi fa quel cavolo che vuole? Se è Bruxelles che può stampare soldi, solo lei lo può fare e nessun altro. Però loro stampano soldi. Ovviamente poi il golpe è fatto in questo stato africano, stanno dando ragione a Putin, perché quello che stanno facendo nei confronti della Russia e nei confronti di Putin è sbagliato, anche se possiamo dire che non è che totalmente è, come dico io, 100-100 colpa di Putin, perché nel tempo abbiamo visto quante volte gli americani erano lì a stuzzicare il cane. Ci sono riusciti, hanno secondo me fatto il lavaggio di cervello a Zelensky, dicendo: guarda, stavolta non c'è riuscito Napoleone, non c'è riuscito Adolfino, noi ti diamo le armi, sarai il primo a sconfiggere l'armata russa. Perché alla fine la realtà è quella, che è Zelensky un pupazzo nelle mani degli americani, non di Biden, perché Biden è un morto in piedi, uno che casca 2x3, anche lui Biden, questo è il mio pensiero, è un morto in piedi, è un altro burattino, è una sorta di persone, di potenti che serve fare la guerra, perché la guerra porta soldi, si vendono armi, e poi il dopoguerra sarà ancora peggio, perché gli americani faranno come in Jugoslavia, poi vanno là e ricostruiscono. Non c'è solo il momento di dare le armi, c'è anche
il durante e il dopo. Prima hanno rotto talmente le scatole che alla fine la guerra l'hanno fatta. Però ricordiamoci, qui sono foto che ancora io ho visto in un sito questa stamattina, che faceva vedere in quella fatidica riunione fatta con vari capi di Stato, in cui c'era dentro Zelensky e c'era, mi sembra al suo fianco c'era Putin, che Putin gli disse: vuoi entrare in Europa? Va bene, anche se lui ha sempre detto, Putin, che voleva riprendere le terre del vecchio Stato russo, dalla madre patria Russia, lui voleva ritornare e fare questo, diciamo, ritornare alle origini. Non è stato possibile, va bene, ma gliel'ha detto, vuoi entrare in Europa? Va bene, ma non nella NATO. La NATO vuol dire che gli americani ti piacciono, chiamiamo papale papale, ti piacciono i missili sotto al culo. Questo no, anche perché c'è un vecchio trattato alla fine della seconda guerra mondiale che ci devono essere gli stati cuscinetto, degli stati neutri, proprio per evitare una prossima guerra. Proprio ad evitare, ma questa cosa è stata smarcata. Gli americani hanno smarcato tutto. Vi ricordo di nuovo che in Ucraina c'erano laboratori di ricerca americani, cose che non potevano fare, eppure l'hanno fatto. Erano laboratori di ricerca tipo Wuhan, laboratori per la ricerca di che cosa? Qualcosa che faceva bene all'uomo? No, anzi, di devastante, per attacchi chimici, attacchi, cioè, ma io non so le porcherie che ci facevano su, ma io dico, gli americani, e lo ripeto nuovamente, puoi fare le porcherie, fatele a casa tua, non andare in giro per il mondo a fare guerre, fatene un'altra, adesso, nord contro sud, sudisti contro nordisti, ti fai una bella guerra tra voi svalvolati che non siete altro. Ve la fate voi a casa vostra una guerra e basta, perché veramente adesso, dopo poi la notizia è arrivata che hanno fatto i droni, hanno colpito grattacieli dentro Mosca, ma qui veramente poi alla fine Putin si incazza veramente e cosa ha rilasciato i giornalisti? Io non voglio fare la guerra contro gli americani, perché lui sa che la guerra contro gli americani sarebbe solo e unicamente schiacciare quel pulsante lì. Io lancio, io lanci tu, dopo 40 minuti che più ne stinchi, perché dopo 40 minuti non c'è più niente in questa terra, c'è deserto assoluto, nulla cosmico, ci sa il nulla cosmico. Quindi evitiamo certe cose, evitiamole. Però qua ci stanno mangiando in tanti. Abbiamo dato la possibilità addirittura alla Germania di riarmarsi e abbiamo, cioè, non avete capito che due volte abbiamo dato la possibilità di riarmare la Germania e due volte che la Germania ha combinato casino in Europa? No, anche lì hanno smarcato quella cosa lì, dai, vendi. Poi ovviamente la Germania dice: io ho dato le armi all'Ucraina e adesso cosa faccio? Io sono senza, non mi posso difendere. No, gli americani, ma stai scherzando? No, no, ma riarmati, no. Anzi, fallo. Cosa gli hai dato? Il cannone da 12 mm? Qua ne uno da 20. Ma stiamo scherzando? Diamogli la possibilità anche questi qua, ai cunconi, di riarmarsi. Cioè, io dico, ma non c'è veramente qualcuno che ha un po' di sale nella zucca e fa smettere a ste teste svitate a stelle e strisce di finire di rompere le palle? Scusate, ma stavolta ci vuole, quando ci vuole, stanno rompendo le palle a destra e a sinistra, a nord e a sud, in Alto Oriente, in Medio Oriente, in Basso Oriente, e basta, dove sono arrivati loro? Noi portiamo la bandiera della democrazia. Ma cosa è portato? È portato devastazione. Sei andato in Afghanistan, che quando te ne sei andato via hai riarmato i guerriglieri, che prima avevano il Kalashnikov, oggi vanno in giro con le camionette corazzate e con i cannoncini. Prima avevano solo e unicamente il Kalashnikov, grande arma di
fabbricazione sovietica. Oggi, andati via, gli americani hanno jeep corazzate. Ma loro piantano la bandiera della democrazia. Vada via il culo, va, dica la casa mia. Da via il culo. Vabbè. Poi dicevo, ripeto di questa riunione, scattate foto in varie sequenze in cui c'è proprio la cosa, perché i due parlavano, Zelensky e Putin, diceva no nella NATO, non entrare nella NATO, perché entrare nella NATO vuol dire scatenare un'altra guerra, e questo è successo, è quello che volevano gli americani, rompere le palle anche in Europa, e ci sono riusciti. Vabbè, dai, cambiamo, perché comunque la vedo sempre nera, ogni giorno sempre più nera. Poi adesso c'è la storia del grano, ha sbagliato anche qua. Devi dare il grano all'Europa, ma come? Vieni a fare la guerra a casa mia, ti devo dare pure i miei prodotti. No, io il prodotto lo che cavolo voglio io. Mi vieni, per dire una parolaccia, a me? No, io lo do a un altro. Siglo contratti con altri, con gli stati africani. Hanno bisogno, tu hai bisogno, no, gli stati africani hanno bisogno. Li do a loro. Ha fatto bene Putin. Va bene, dai, cambiamo argomento, perché sennò viene su, devo prendere il pasticcone per l'incazzatura e il nervoso, poi mi esce tutto dallo stomaco. Parliamo di questa Formula 1, dai, mettiamo, come mi ha insegnato una dottoressa, ecco, mi ha detto, affronti la cosa, metti la paratia come le navi, no? Sapete che le navi hanno tante paratie, casomai che ci dovrebbe essere una falla, quella paratia chiude e l'acqua rimane solo ed esclusivamente in quel posto lì e non va avanti. Adesso anch'io devo chiudere, diciamo, mettere una porta su questo argomento, sulle testuggini a stelle e strisce, e parlare un po' di Formula 1. È una bella Formula 1 alla fine, perché ci siamo divertiti. E qua ritorno, vi ricordate le parole di Mosley? Volete una Formula 1 simpatica, bella, vincente, che bagnate le piste, Belgio, guardate le qualifiche, che sono entusiasmanti fino all'ultimo giro, anzi agli ultimi minuti dell'ultimo giro non si sapeva chi avesse fatto la pole position, perché era tutta un'escalation di migliorie della pista, poi tipo di pista, vedete quanto è bastato, quanti pochi minuti sono bastati a questo tipo di asfalto di asciugare, e già rende dopo un quarto d'ora, già se parliamo dalla Q1 alla Q3, la Q3 l'abbiamo fatto direttamente con le slick. Dove troviamo un altro circuito che ha questa grande capacità? E sappiate che avete visto che il Gran Premio di Ungheria è un circuito lunghissimo, il Gran Premio del Belgio è un circuito lunghissimo, quindi diviso in tre settori, come hanno fatto vedere i commentatori Sky e non, che le due parti veloci, la prima e la terza, la seconda la parte guidata. E qui bisogna fare i complimenti alla Ferrari, adesso la diciamo tutta, perché è inutile nasconderci. Avete visto, io la gara l'ho vista fino al momento in cui Verstappen ha sorpassato il compagno di scuderia, ok? Fino lì l'ho vista, perché dopo un impegno mi ha portato fuori casa. E io dico, come fanno a dire che la macchina di Verstappen è uguale a quella di Perez? Impossibile. Va bene che è un circuito lungo da 2 minuti, però tu non puoi dare in un giro 9 decimi al compagno, cioè tu gli hai dato un secondo, cioè, ma ha mangiato nell'ultimo giro 9 decimi al compagno, gli ha mangiato, eppure aveva la stessa macchina, col stesso tipo di pneumatico, con gli stessi numeri di giri, quindi non è che avevi qualcosa di diverso, erano pari le vetture. Quello che fa un po' è il pilota, dove puoi far guadagnare, ma guadagni decimi, 3-4 decimi su 2 minuti, quello, o fai un errore. Allora Perez avesse fatto un errore, una mancata
staccata, un fuoripista, qualcosa, allora ci sta che tu guadagni 9 decimi. Ma Perez non ha fatto errori in pista. E questa è Verstappen ha guadagnato 9 decimi, ma in tutti e tre i tratti. Posso capire, allora, un passettino indietro. Perez e Verstappen hanno la stessa macchina, però hanno due conformità di vettura diverse. Verstappen con un'ala leggermente più scarica, quindi come ha fatto Ferrari, con diciamo che nel primo e nel terzo settore la vettura avrai una vettura molto più veloce, però nel secondo settore, nella parte più guidata, Perez in questo caso nei confronti di Verstappen doveva guadagnare. No, Verstappen ha guadagnato nei confronti di Perez in tutti e tre i settori. Sei alieno allora. Sei alieno. A parte che dico, stanno facendo un campionato tutto loro. Loro, questa è una vettura già campionato 24-25. Perché è già talmente aggiornata che già alla prossima stagione. Non dimentichiamo le parole di Vasseur, un'ottima Ferrari, anche qua parlando di Ferrari, errori ne abbiamo fatti. No, ma se leviamo via gli alieni, la Ferrari ha fatto un grande gran premio, ha dimostrato sia in qualifica sia sul bagnato, sull'asciutto, sul giro secco e sul gran premio, sul mini, su quelli di 100 km e sull'intero gran premio, che abbiamo una vettura competitiva. Levate via gli alieni però, cioè alieni non compresi. Avete visto le McLaren nella giornata di venerdì e sabato dovevano addirittura fare un gran premio e stare davanti a Verstappen, avete visto alla fine che è una McLaren a parte la carambolata di Piastri, ma Norris inesistente, cioè una vettura presa dalle qualifiche e fatto fare il gran premio, è una vettura completamente diversa, è il rovescio della medaglia, instabile, priva di aerodinamica, tutte le aveva queste vetture. Norris, che lavorava col volante tantissimo, aveva sottosterzo sia diciamo dalla parte anteriore che posteriore, non andava l'avantreno, non gli andava il retrotreno, cambiato, fatto pit stop, diciamo che le cose sono rimaste tale quali, non è che da quando ha cambiato anche il tipo di lo pneumatico è sempre stata una vettura che non ha dato niente. Poi l'errore di Piastri, qua un po' il ragazzo secondo me è bravo, perché non si può dire come ha lavorato nella giornata di sabato, nelle doppie qualifiche e nella minigara, secondo me Piastri è arrivato diciamo con la testa in là, dice adesso qua dimostro, faccio, distro, vado da Verstappen, lo svernicio. Ha mancato il punto di frenata, questa pasticciata nei confronti di Sainz è finita lì. Ovvio, è una vettura che, diciamo, l'anteriore contro un posteriore vince sicuramente, è sempre un posteriore. Qui la vettura di Piastri cosa ha fatto? Ha rotto i braccetti. Se non ha rotto i braccetti ha mandato la vettura fuori convergenza. Dove vuoi andare con una vettura così? Da nessuna parte. Ovvio, poi avete visto il ritiro. Vi ripeto, io parlo per quello che ho visto. Errore Ferrari, ecco qua. Allora, nei confronti di Leclerc, nulla da dire. Bella la strategia, come ha guidato il ragazzo, perché ha guidato con la testa. Mangiava secondi, giro dopo giro all'Hamilton, finché gli ha dato più il DRS. Ha lottato, perché avete visto quanto ha lottato Leclerc per distanziare Hamilton, perché sono macchine diciamo fatte, progettate normali, non come gli alieni. Avete visto la fatica che ha fatto, ma c'è riuscito. Una Ferrari di nuovo ha dimostrato una grande trazione, specialmente vista diciamo nel secondo settore di pista, una vettura con un'ottima trazione. Vedevo quando inquadravano diciamo dal cockpit di Hamilton il posteriore della Ferrari, quanto andava via Leclerc nelle barche basse,
cioè quando aveva bisogno di avere grip in uscita, questa Ferrari è una Ferrari che non ha mai fatto una sbavatura in pista, anche date dalle sollecitazioni che si vedeva, si vedevano fatte da Leclerc passando sopra i cordoli, è una vettura che si è scomposta poco, il giusto diciamo per quello che doveva fare. Avete visto invece Alonso quanto ha lottato, per quello dico, anzi sono già passato ad Alonso, passettino indietro, parlo di Sainz. Ecco, l'errore secondo me fatto dalla Ferrari era, visto il danno provocato da Piastri, perché alla fine a dire così è ovvio, è un incidente di pista, non era da sanzionare, questo sì, era da sanzionare più ciò che ha fatto Hamilton nelle qualifiche, che non ha dato strada o diciamo ha fatto perdere tempo a un pilota non Mercedes, questo sì, però non era da sanzionare Piastri, incidente di gara, ha mancato il punto di frenata, lì Sainz era il prosciutto in un toast, a destra e a sinistra si è chiuso, cosa vuoi fare? Nulla, non puoi fare nulla, speri che ti vada bene, così non è andata. Questo buco fatto dalla gomma di Piastri, questo enorme buco, il fondo di vettura rovinato, dico adesso al primo pit stop ripareranno il danno, perché il materiale c'è, loro hanno degli scotch particolari con una tenuta fantastica. Non credete che le vetture, se voi andate a vedere da vicino una vettura, una monoposto da Formula 1, Formula 3, lo usavo anch'io, si usava tanto scotch per chiudere le carrozzie, si usa lo scotch perché quelle micro fessure, con quelle fessure che si creano, sono turbolenze, quindi tutte le monoposto usano degli scotch molto, che hanno veramente delle capacità fantastiche, e si vanno a chiudere tutte quelle parti, quegli spazi anche minimi di carrozzeria. Fatto detto, rientrerà, cambierà il tipo diplomatico e interverranno sulla pancia per evitare che ci sia questo enorme buco. E lì la grande problematica di Sainz, a parte un fondo che sì e no, però era tutta quella parte aerodinamica disturbata dalla pancia laterale destra. E invece no, l'hanno fatto continuare a uscire. Poi sinceramente io ancora su quel lato lì non ho ancora letto nulla, leggerò nelle prossime ore cosa è successo, però diciamo la Ferrari ha dimostrato di essere una buona vettura con un Leclerc ritrovato. Già dalla giornata di venerdì leggevo, io non ho visto le prove di questo Gran Premio, però dicevano che dopo la seconda sessione di prove era un Leclerc caricato, perché sapeva di avere in mano un'ottima vettura. Ricordate che nella qualifica, se non avesse fatto quella sbavatura, avrebbe fatto la pole il nostro Leclerc, non dimentichiamoci questo, avrebbe fatto la pole. Comunque vabbè, bene, tanta roba, come dico io, tanta roba. Questo Gran Premio ho visto un Ricciardo che vabbè ancora non ha un feeling completo con questa Alfa Tauri, però ho visto anche un compagno di scuderia che diciamo chilometri ce ne ha fatti, e questa grande differenza non c'è. E ritorno sulle differenze, cioè Verstappen alla fine non ha la vettura uguale a Perez, perché non te la puoi concedere. Se vedete Hamilton con Russell, sì, ipoteticamente terzo Hamilton, quarto Russell, ma i centesimi, i decimi sono quelli, un Sainz Leclerc quelli, un Alonso Stroll quelli, perché le vetture sono uguali. Ma non mi vengono a dire che la vettura, la monoposto di Verstappen è uguale a quella di Perez, ma neanche da lontano. Comunque vabbè, vi ripeto, è stata una bella gara, entusiasmante. Errori da parte di Ferrari non ce ne sono state, anche da parte diciamo Mercedes non ce ne sono state, perché alla fine la verità è quello, poche scuderie che hanno fatto errori, perché
hanno anticipato un po' alcuni il primo pit stop. È vero, anch'io quando ho detto sono già entrati, però si vedevano che un'altra qualità di monoposto, quindi avranno visto i tecnici che cambiare prima non sarebbero andati a soffrire dopo, perché dopo iniziano i margini di secondi, quindi anticipo, esco, sto ancora nella mischia, ci provo. Ciò che non ha fatto Ferrari è stato meglio, ha azzardato di più la Ferrari, e questa è stata una grande cosa, aver azzardato, e l'ha fatto anche intelligentemente. Due vetture, ripeto, a confronto di Mercedes e di altre scuderie, è stata una Ferrari più scarica aerodinamicamente, però è stato una monoposto che ha il pregio di avere una grande trazione. Qui dico, per quello dico, la Ferrari non ha commesso errori, quello no, assolutamente no, non sono stati commessi nessun errore. Va bene, dai, come dico, tutto qua. Per quello che riguarda il mondo della Formula 1, adesso andranno in vacanza, ci ritroviamo a fine agosto e col Gran Premio d'Olanda, qui andremo a casa degli Orange e dimostreranno per l'ennesima volta le grandi capacità di questa vettura alla fine, perché non mi dite che sono due vetture uguali, perché non ci credo neanche da lontano. Quindi vedremo nuovamente se non la bacchetta magica della Galleria del Vento di Maranello tiri fuori un particolare così importante da rendere questa vettura ancora più competitiva. Avete visto che la Ferrari ha portato in pista un'ala posteriore a un blocco solo, un blocco centrale, quindi anche qua grande capacità. Abbiamo capito che questo tipo di ala monoalbero, ecco, mi scappava la parola giusta, un monoalbero, e ha dato i suoi frutti. Va bene, dai, come dico di solito, cos'è? Tutto qua. Io vi ringrazio per i minuti che ci avete dedicato, vi ringrazio da parte mia e da tutto il gruppo di quei bravi ragazzi di Radio Carro. Buona giornata a tutti.